كلامه. Porcolama a tutti ragazzi, in questo episodio della mia nuova serie di video vi farò vedere qualche piccola tattica sulla mappa Village e in particolare vi darò qualche consiglio su coltellini da lancio e punti strategici da sfruttare al meglio in modalità come dominio e cerchi distruggi. Allora in questa prima clip siamo in un dominio, siamo nati dalla parte di A e qua per uccidere col coltello da lancio le persone verso C basterà mettervi in questo punto centrale della mappa, mirare nel punto più alto possibile e lanciare il coltellino, perché davvero ragazzi il coltellino andrà nel punto esatto sotto la bandiera, quindi davvero ci sono un sacco di possibilità di riuscire a colpire qualcuno, in particolare se fate guerra di terra, perché con più giocatori avrete molte più possibilità, ma davvero praticamente è più difficile non riuscire a non colpire nessuno piuttosto che colpirlo. In quest'altra clip invece dalla zona di A vedremo come uccidere, sempre col coltellino da lancio, le persone che da C vanno a conquistare B. Infatti vedrete che anche qui il coltellino arriva quasi alla perfezione sulla bandiera, anche se qua va diciamo dietro i barili, perché la maggior parte dei nemici si metterà là dietro a aspettare che qualcuno arrivi dall'altro lato. Qua invece, nascendo da C, vedremo come uccidere le persone che vanno su B, e più esattamente le persone che vanno dietro i barili e dietro le casse. Qua è ancora più semplice perché basterà mirare in quel punto esatto, un po' più alla sinistra di quel buco in mezzo alle foglie, e lanciare semplicemente il coltellino. Oggi non riesco neanche a parlare, mamma mia. Volevo fare un video serio, ma io non posso fare video seri, sono così ragazzi, basta. Ho rovinato il video, ma lo dovevo dire, non posso fare video troppo seri, sennò non sarei più io. Quindi poi in quest'altra clip invece, non mi ricordo che cosa succede, ma tra poco lo scoprirò. Aspetta un secondo. Ah, ecco questo qui. È una cosa davvero utilissima in un sacco di modalità, perché davvero vi basterà saltare sulla macchina, mirare verso l'obiettivo, e davvero ragazzi qua potete far stragi. Adesso io ho registrato in partita privata, ma davvero mi sono capitate molte cose del genere anche in partita pubblica. Qui invece, allora, siccome in questa mappa la maggior parte delle persone salgono su quella dunetta là, vi farò vedere un piccolo punto che in pochissimi conoscono, dove poter uccidere in tutta tranquillità quelle persone lassù. Basterà salire sopra queste due casse, mirare in mezzo alle foglie, trovare il punto esatto e sparare ancora. Da qui davvero potete fare un sacco di doppie, infatti se magari non riuscite a fare le sfide delle collateral, provatela lì. Qui la stessa cosa, qua infatti vedrete le persone direttamente dietro la macchina che sta in un punto di incrocio, diciamo, tra C ed A, e davvero è molto utile. Questa clip invece è una clip registrata in cerca di distruggi, ed è davvero forse quella che può essere più utile tra tutte e può uscire il maggior numero di volte, perché infatti dopo aver piazzato la bomba su A c'è un punto esatto dove andare, dal quale potrete semplicemente lanciare il coltellino che rimbalzerà e andrà a uccidere la persona su A. Il trucco in poche parole consiste nel piazzare la bomba in questo lato esatto qua alla sinistra dell'obiettivo, e dopo averla piazzata dovrete correre dietro questa casa qua che vedete adesso, e mettervi in mezzo a delle casse che troviamo esattamente adesso. Ok, una volta qui, mirate con l'arma che avete, in quei raggi di luce che, diciamo, come si può dire, che escono fuori da, che vengono, oddio non mi vengono le parole, vabbè, sotto quel legno, ci sono tre raggi di luce, voi mirate verso il primo in alto, alla destra del coltellino controllate di avere il palo, e così una volta lanciato il coltellino, sì, se lo lancio magari, un giorno di questi, eccolo qua, il coltellino rimbalzerà e andrà a uccidere proprio la persona che stava disinnescando. Da qui potete vedere il replay di come rimbalza il coltellino, ed è davvero una cosa stupenda, è un trick stupendo. E per questo video è tutto quanto, vi ricordo di iscrivervi all'Isola dei Lama, il nostro nuovo progetto per un sito web, e per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima. Porco il lama a tutti!